Quali criteri di discernimento per una spiritualità laicale? Di fronte a questa domanda, che certamente non è semplice, ho pensato di partire da un brano della lettera di Tito, a Tito, dove l'autore parla dell'incarnazione in un modo per noi disarmante. Parla dell'incarnazione come la grazia di Dio che è apparsa in questo mondo per insegnarci a vivere. Per insegnarci a vivere le nostre relazioni più fondamentali, quella con gli altri, con noi stessi, con Dio. Con questa prospettiva ci invita a leggere i Vangeli in una prospettiva alla quale forse non siamo abituati, leggere i Vangeli alla ricerca dell'umanità di Gesù come una via possibile per la nostra vita. L'umanità di Gesù come la via per poterlo seguire nella nostra quotidianità e per formare una nostra vita spirituale.